tutti! Oggi abbiamo preparato i sofficini fatti in casa e tra un po' vi facciamo vedere la ricetta. Ci sono venuti benissimo, guardate come sono filanti, come fumano. Questi sono quelli con pomodoro e mozzarella e li abbiamo fatti anche con prosciutto cotto e mozzarella. Ma vediamo la ricetta! Prepariamo l'impasto dei nostri sofficini mettendo 250 ml di latte all'interno dell'impastatrice. Noi utilizziamo il Winex e Companion, ma potete farlo a mano, è davvero semplicissimo come impasto. Aggiungiamo il burro, 30 grammi, e un cucchiaino di sale. Abbiamo azionato il Moulinex Eye Companion, questo ci permette di fare tutto in un recipiente, come vedete, perché praticamente questi ingredienti adesso li dobbiamo portare leggermente a bollore, quindi potete fare la stessa procedura in una pentola. Se invece avete il Moulinex Eye Companion, che è comodissimo, vi lasciamo il link in descrizione, potete far bollire il composto impostando 85 gradi, velocità 5, lama in passi per circa 3 minuti, ma noi lo controlliamo, se comincia a bollire prima lo stoppiamo. Ecco, il Moulinex ci avvisa che il composto è arrivato a bollore e quindi adesso aggiungeremo la farina. Aggiungiamo 250 g di farina, potete utilizzare anche la farina integrale se volete, vengono un po' asciutti con la farina integrale, però se preferite mangiare solo integrale potete farlo, noi stiamo utilizzando una farina normale del tipo 1. E lo facciamo ripartire con le stesse impostazioni, quindi sempre per circa 3-4 minuti, 85 gradi, velocità 5. Ecco qui che si sta formando il nostro impasto, la palla, e come vedete è molto comodo perché sta facendo tutto il Moulinex. Allora, dopo circa 3 minuti si è formato il nostro impasto, possiamo toglierlo dalla pentola. Come vedete è venuto molto morbido. L'impasto è venuto elastico, morbido, è venuto benissimo in pochissimo tempo. Adesso lo apriamo un po' con le mani in modo da farlo raffreddare. Quindi dovrete attendere che il vostro impasto non sia più caldo. Copritelo con la pellicola o con un piatto in modo da non far formare la crosticina sopra. Attendiamo. Allora, è passata circa un'ora e adesso possiamo stendere il nostro impasto. Mettiamo un po' di farina sulla spianatoia. Aiutandoci con un coppa pasta, noi stiamo utilizzando il coperchio di un barattolo, se non avete un coppa pasta in casa, andiamo a formare dei cerchietti.
Allora, i nostri cerchietti sono pronti, adesso andremo a mettere il ripieno. Per il ripieno potete ispirarvi ai gusti dei sofficini Findus originali, quindi classici mozzarella e pomodoro, quindi abbiamo messo un po' di pomodoro fresco, salsa fresca in una ciotolina, l'abbiamo condita con un po' di sale e la condiamo anche con un po' di pepe. Potete aggiungervi erbe aromatiche se vi piacciono. Abbiamo aggiunto un po' di basilico fresco. E andiamo a condire i nostri cerchietti. Per il ripieno potete proprio sbizzarrirvi, c'è per esempio funghi e mozzarella, verdure e mozzarella, mozzarella e formaggi. Però come vedete noi utilizziamo molti meno ingredienti rispetto a quelli dei sofficini Findus confezionati. Se andate a leggere la confezione ce ne sono circa 28 di ingredienti, sono tantissimi, tra aromi, oli vegetali, conservanti. Se ci pensate che nella maggior parte dei casi i sofficini sono consumati principalmente da bambini, non è il massimo, mentre fare questi è velocissimo, li fate in casa. L'altro tipo che stiamo facendo è col prosciutto cotto, esiste anche questo gusto di Findus. Poi ripeto, potete veramente sbizzarrirvi, cioè ho visto anche chi fa con stracchino e rucola per esempio. Fatti in casa ovviamente hanno tutto un altro sapore. Anche perché noi li cuoceremo in forno, anche quelli Findus confezionati nella pubblicità famosa con il camaleonte Carletto, vi viene detto che possono essere cotti nel forno in modo da mangiare qualcosa di più leggero, ma in realtà non viene mai menzionato che sono precotti, quindi sono già fritti. È per questo che poi li trovate così anche gustosi, perché sono fritti. Mentre noi non li friggeremo, voi potete farlo se volete farli esattamente uguali a quelli originali, però se volete mangiare un po' più sano, cuoceteli direttamente nel forno. Ecco qui. Quindi abbiamo aggiunto la mozzarella, abbiamo quelli con prosciutto e prosciutto cotto e mozzarella e quelli con pomodoro e mozzarella. Adesso li andiamo a chiudere. Praticamente vengono come dei panzerottini, come i panzerottini pugliesi. Infatti i sofficini vengono a volte chiamati anche panzerottini. Qualcuno li chiama anche sofficiotti. Chiudeteli bene in modo che non si aprano, non fate l'impasto troppo sottile perché potrebbero rompersi, soprattutto se dovete friggerli. E adesso andremo a formare la famosa panatura extra croccante. Vi facciamo vedere esattamente come potete farla, simile a quella dei sofficini Findus. Battiamo un uovo.
aggiungiamo un po' di curcuma che serve a dare colore ai sofficini, esattamente come quelli originali. La curcuma dà un po' questo colore giallo. Abbiamo inoltre in un piattino messo del pan grattato. Il pan grattato noi l'abbiamo ricavato dal pane fatto in casa con farina di mais, per questo che lo vedete più giallo del solito. Questo sarebbe perfetto per i vostri sofficini, perché come vi dicevamo prima i sofficini tendono ad avere questo colore molto giallo. Se non avete il pane di mais da cui ricavare il pan grattato, potete benissimo utilizzare anche la farina di mais, l'amido di mais oppure il pan grattato semplice. La famosa panatura extra croccante si forma esattamente così. Prima nella pastella di uovo e curcuma e poi pan grattato di farina di mais. Impaniamo bene i sofficini in modo che poi vengano abbastanza croccanti. Come vi abbiamo detto prima, ovviamente se li friggete vengono ancora più croccanti. Però se li fate in forno sono più leggeri. Noi abbiamo messo la carta da forno su una teglia e li inforneremo. Nel frattempo abbiamo preriscaldato il forno a 180 gradi. Questo è il momento adatto per accendere il forno. Potete anche prepararli con i vostri bambini, convincendoli che si tratta degli stessi sofficini che vedono in pubblicità con Carletto, che poi quella è tutta una questione di marketing. Vi vendono questo prodotto, ma in realtà poi ai vostri bambini cosa date? Quindi meglio farvelo in casa. Poi sì, i bambini si divertono a fare queste cose. Guardate come sono venuti belli gialli, impanati perfettamente. Sono molto simili ai sofficini originali, però molto più buoni. Adesso ci spruzziamo dell'olio di oliva sopra. Noi ci aiutiamo con questo oggetto che potete acquistare, vi lasciamo in descrizione il link. È utilissimo per spargere benissimo l'olio. Ecco qui. E adesso li inforniamo. Dopo 25 minuti stiamo sfornando i nostri sofficini. In totale ce ne sono venuti 17 con questo impasto. Mi raccomando, metteteci un pollice in su se vi è piaciuta questa ricetta dei sofficini. Iscrivetevi al canale in modo da ricevere altre ricette come questa. Dovete cliccare sulla campanella qui sotto. E nei commenti fateci sapere se anche voi avete provato questa ricetta. Ciao!